Ha partecipato una sola per realizzare un fabbricato, ha partecipato una sola azienda, una sola ditta. L'impianto di pubblica illuminazione, una sola ditta. La gestione delle acque, una sola ditta. Io penso che ci sia la pubblica illuminazione, una sola ditta. Io penso che ci sia l'impianto della piscina, una sola ditta. Penso che ci sia qualcosa di distorto in tutto questo. Penso che ci sia qualche mano oscura che ci mette mano a queste cose, perché non è possibile che nessuna azienda del vicinato o anche in altre province non possa partecipare a un appalto di 6 milioni di euro per la gestione della pubblica illuminazione. Quindi, e poi, loro si stanno concentrando sui discorsi di carattere edilizio, adesso stanno mettendo mano al PUC, hanno messo mano alla variante, diciamo, in zona industriale. Hanno scombussolato quello che era un fiore all'occhiello della precedente amministrazione e che era il piano PIP, perché la precedente amministrazione aveva l'idea di voler accompagnare l'imprenditoria, diciamo, e favorire coloro che dovevano cercare di investire. Hanno realizzato uno scempio, perché da quando hanno praticamente approvato questa variante che ha liberalizzato tutta una serie di aree che noi avevamo destinato, diciamo, a insediamenti industriali, vincolandovi ad un piano di sviluppo che doveva essere predeterminato con l'insediamento di nuove aziende che dovevano apportare nuovo lavoro, non hanno rilasciato una sola concessione, perché volete dire...